Era già partito il 25 marzo in occasione del Dantedì con la magnifica lezione online di Gianni Delia e ora viene presentato nel suo programma intero. Si tratta del ciclo di incontri in presenza a ragionar di Dante, una iniziativa che rientra nel programma con cui Pesaro celebra i 700 anni della morte di Dante Alighieri. Due gli appuntamenti fissati per il mese di maggio. Mercoledì 19 alle ore 18 nella corte di Palazzo Mosca la conferenza della musicologa Maria Chiara Mazzi e poi mercoledì 26 maggio sempre alle ore 18 agli Orti Giuli lo scrittore e critico Enrico Capodaglio parlerà dello sguardo francescano di Dante. Le altre conferenze, tutte a ingresso gratuito, andranno avanti fino alla fine di agosto con l'ultimo incontro della rassegna fissato invece per il mese di ottobre, per il quale è prevista una lectio magistralis dello storico e stagista Luciano Canfora. Dante offre veramente migliaia e migliaia di spunti di riflessioni, di attualizzazioni, di ragionamenti storici, linguistici, letterari, filosofici, insomma. E diciamo una volta di più con questa rassegna che è promossa dall'Università di Diretta Libera in collaborazione con l'Assemblea Legislativa delle Marche, e voglio ringraziare anche Michela Vitri per il sostegno e per aver seguito dall'inizio questo progetto con noi, col Comune di Pesaro e tutte le istituzioni principali, la Fondazione Rossini, ovviamente il Comune di Pesaro, l'Oliveriana, insomma tante istituzioni che concorrono, contribuiscono, ripeto, sotto la guida dell'Università di Diretta Libera e la direzione artistica sapiente, come sempre, di Lucia Ferrati, a una serie di conferenze, di momenti di approfondimento, iniziato in realtà già nel Dantedì, come ricorderete, con la Lectio Magistralis di Gianni Delia e che proseguirà con appuntamenti imperdibili da un certo punto di vista, che inizieranno ovviamente in digitale, ma che speriamo di svolgere anche prima possibile in presenza, passando da Enrico Capodaglio a Luciano Canfora, insomma, testimoni locali e nazionali, comunque di valore assoluto, che ognuno metterà il proprio accento in dialogo anche con contributi artistici, letture, insomma, sugli aspetti della vita, dell'opera di Dante, ma soprattutto sul grosso patrimonio di Dante. Ci sono presenze importanti come quelle di Alberto Casadei o Luciano Canfora, ma gli altri non sono meno importanti, anche perché sono ottimi relatori e gli argomenti soprattutto sono assolutamente diversi e affascinanti, proprio per raccontare questo che viene definito la fonte inesauribile di Dante Alighieri. Cioè, se continuiamo ad ascoltare Dante, come sembra che sia, visto che dopo 700 anni ancora tutto il mondo lo celebra, Dante continua a parlarci di tante cose che appartengono proprio a noi anche oggi, al nostro mondo. Quindi parla di natura, parla di politica, parla di fede, parla di amore inevitabilmente, quindi tutti temi che non possono sicuramente mai terminare nell'animo umano.